Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Sfide 2021. È la quarta edizione, purtroppo siamo online per la pandemia, ma contiamo, speriamo, insomma, che questa primavera ci si possa trovare in presenza a Fiera Milano City nell'ambito di Fa la cosa giusta, che è la fiera del consumo critico e sostenibile, fiera nella quale è nato l'evento Sfide nel 2018 e poi si è riproposto nel 2019. Io sono Aurora Mangiarotti di Officine Scuola. Sfide, infatti, è organizzato insieme da Officine Scuola e Terre di Mezzo. Officine Scuola è un'associazione di docenti, dirigenti, formatori, educatori che si occupano di scuola, in particolare di innovazione didattica e di formazione. Terre di Mezzo invece è una casa editrice milanese che pubblica circa un centinaio di libri all'anno. Sono libri dedicati ai ragazzi, alla letteratura per bambini, ai cammini e anche manuali del fare con le mani, proprio per scoprire la gioia del fare. In particolare, la sezione eventi di Terre si occupa da tanti anni, ormai dal 2004, di stili di vita sostenibili ed è proprio in questo ambito che nel 2004 nasce Fa la cosa giusta, che è la fiera nella quale appunto si svolgerà Sfide l'anno prossimo. Ma vediamo di parlare brevemente di sfide di quest'anno. Il focus, il tema principale è la didattica attiva, dove appunto la didattica laboratoriale svolge un ruolo principale. Si ha un occhio attento verso le STEM, cioè le discipline a carattere scientifico, ma in questi webinar, che ormai sono in corso dal 24, sono un po' rappresentate esperienze che riguardano tutte le discipline. Esperienze che sono state fatte anche in periodo di DAD. Ma prima di presentarvi il nostro relatore di questa sera, qualche aspetto tecnico. Noi, anzi, voi come partecipanti siete collegati in modalità ascolto, quindi potete ascoltare, ma potete anche intervenire tramite il pulsante domanda e risposta. Voi potete proporre le vostre domande, io come moderatore le raccoglierò e le proporrò poi al relatore. I materiali dell'incontro saranno disponibili sul sito di Sfide e se il nostro relatore avrà dei siti da segnalare per raggiungerli in tempo reale, lo farà tramite la chat. Mi sembra di avervi detto tutto, quindi posso presentarvi finalmente il webinar. Webinar di stasera. La web radio come laboratorio di autonomia, ricerca e sperimentazione di sé. La web radio è un progetto che si presenta particolarmente interessante e motivante per i ragazzi, per le competenze che diciamo, fornisce e per il coinvolgimento che i ragazzi hanno nell'ambito di questa iniziativa. Chi lo terrà il collega Marco Martucci, che è docente di sostegno all'ISS Cavour di Vercelli, ma che è anche un docente specializzato in tecnica del suono, in storia della musica e tecnologie musicali, sempre nelle scuole secondarie della provincia di Vercelli. Si occupa, oltre che dell'insegnamento, anche di formazione, pur essendo giovane, ha una pluriennale esperienza nella formazione, è appassionato di musica elettronica e musica informatica e costruisce anche degli specifici dispositivi interfacciabili attraverso Arduino.
Penso di avervi detto tutto, lascio la parola a Marco e buon ascolto. Io ringrazio la professoressa Mangiarotti per la parola. Buonasera a tutte e a tutti. Sono Marco Martucci e come diceva la collega, mi occupo di tutto quello che riguarda l'ambito musicale e tecnologico. Questa sera andiamo a parlare con voi di come la web radio possa diventare un laboratorio di autonomia, di ricerca e di sperimentazione di sé. Tutto questo in questo periodo è estremamente importante, soprattutto calcolando la quarta ondata del Covid alle porte e come sono cambiati i nostri ragazzi e le nostre ragazze in questi 2 anni tra DAD, DDI e rientro a scuola. Alcuni hanno ripreso la normale socializzazione, qualcun altro invece ha deciso di rimanere ancora sulle sue. Qualcuno, come capita anche nella mia scuola, presenta alcune dipendenze da device e quindi la web radio, proprio partendo dalla struttura del device, cerca di destrutturare anche le dipendenze legate da questa tipologia di mezzi per ritornare a costruire la socialità. Un valore molto importante per me è questo. Se vi chiedessi qual è la prima cosa che voi leggete al giorno, e se la stessa domanda io la facessi ai ragazzi, mi risponderebbero Instagram, Twitter, Facebook, Telegram o tutto un TikTok, tutta una serie di social che hanno immediatamente sotto mano. Qualcuno mi dice anche per fortuna la sveglia. Però questo per dirvi che tutto quello che noi andiamo a leggere appena svegli in tempo reale ha la nostra attenzione per non più di 7 secondi. Quindi riproporre delle letture lunghe diventa quantomeno complicato, a meno che non si trova una soluzione che permetta ai ragazzi e alle ragazze di essere stimolati. Questo proprio perché la tecnologia è stata così tanto pervasiva in questi ultimi 2 anni che c'è proprio la tendenza a un affido totale senza ritornare alla tradizione. E quindi è importante sempre ricordare che non c'è innovazione senza tradizione. La web radio ci permette innanzitutto di andare a riscoprire il valore della lingua madre e attraverso di essa andare a lavorare attraverso le tradizioni, il recupero della memoria, la considerazione degli anziani che sono la memoria storica del nostro paese. La capacità di andare a capire all'interno dell'ambiente come questo varia attraverso una soundscape che rappresenta la memoria ecologica dei territori stessi. Pensiamo alla soundscape con il termine più convintamente italiano che è la passeggiata sonora. E quindi poter andare in giro per i nostri paesi, per le nostre città, per la nostra natura e andare a registrare una qualsiasi situazione per andare a capirne il livello evolutivo. La web radio, quindi, con determinate regole, lavorando in gruppo, ci permette l'emancipazione e la valorizzazione delle persone, della comunità come tradizione, e ci permette di recuperare tutto quanto concerne nella nostra vita come un laboratorio. Andiamo a vedere adesso. E vi condivido quindi lo schermo, così almeno avete l'occasione di andare a vedere con me. Andiamo a vedere la web radio all'interno del territorio. Vi elenco 5 soluzioni possibili, che possono essere l'intervista alle memorie storiche del luogo, la radiodramma o il teatro alla radio. Perché prima che esistesse la televisione, il teatro andava in radio e fare teatro in radio permette di recuperare la lettura anche in situazioni abbastanza complesse, andare anche a lenire alcuni problemi lavorando prima individualmente e poi in gruppo, e per poi avere la sicurezza di poter affrontare anche qualcosa di molto diverso. Lo storytelling,
che è effettivamente molto importante, pensando anche all'educazione non solo della registrazione dell'audio, ma passando dall'audio al video. Quindi di parlare con i ragazzi anche di quello che è il linguaggio audiovisivo, che oggi viene utilizzato in maniera implicita, ma non sempre in maniera efficace e efficiente. Andiamo poi a citare la soundscape, quindi andare in giro nei luoghi per la costruzione e la produzione di suono, e poi andiamo a pensare alla produzione musicale attraverso software. Io pensavo a LMMS, ma in verità di software free ce ne sono veramente molti. Andiamo, vi tolgo la condivisione dello schermo, andiamo a pensare alla registrazione di interviste. Molte volte quando parliamo di web radio come attività laboratoriale, si pensa proprio al cinegiornale. Scusate che io guardo in giù, ma perché sto cercando di recuperare un oggetto che viene utile a quello che stiamo discutendo. Quindi molti mi chiedono, possiamo fare un laboratorio che possa essere simile al telegiornale, facciamo le nostre interviste, e per andare a registrare quello che noi vogliamo nell'ambiente, molto spesso abbiamo bisogno di un registratore portatile. Cambio cam e ve lo faccio vedere qui, così poi intanto curiosate anche quello che c'è sotto. Questo è un registratore di Zoom che fa anche da scheda audio. Ha una porta USB qui e io posso agganciarlo al PC e appunto mi permette di registrare la mia voce, uno strumento in interno, avere l'uscita delle cuffie. La cosa bella di questo oggetto, quando io vado ad accenderlo, adesso un attimo che si avvicina, vediamo se riesco a inquadrare, eccolo qua, è che mi permette attraverso la memoria SD che è alloggiata esattamente qui, adesso non la posso estrarre, dovrei spegnerlo, però penso che la vediate, mi permette di avere un'enorme quantità di spazio. È abbastanza piccolo, cambio la cam così lo vediamo direttamente qua, non è molto grande, è più o meno come un mio pugno, posso portarlo in qualsiasi situazione, poter registrare qualsiasi cosa, anche in dual stereo, perché praticamente qui ho un selettore che mi permette di poter utilizzare sia la parte anteriore sia la parte posteriore del microfono e poter fare interviste. Al di là di questo, abbiamo anche la possibilità di utilizzare un dispositivo che è il nostro smartphone. Ritorno un'altra volta. Il nostro smartphone ci permette di utilizzarlo attraverso un software che ultimamente Roland ha messo a disposizione e si chiama ZenTracker. Adesso lo carico sul telefono, ma vi condivido anche la pagina relativa al sito in modo che abbiate già la possibilità di poterlo vedere. ZenTracker è un software che può essere utilizzato sia da smartphone sia da tablet e mi permette proprio di trasformare sia un telefono Android sia un telefono Apple, sia un iPad, sia un tablet in un piccolo studio di registrazione, dove io posso armare le tracce, posso mettere il muto, posso mettere il solo, posso fare un piccolo mixaggio, posso avere anche la clip e il tempo. E tutto è estremamente portatile perché rimane tranquillamente all'interno del nostro smartphone. Vi tolgo la condivisione. Su Roland poi ritorneremo perché c'è un altro prodotto estremamente interessante che mi piacerebbe presentarvi perché è molto utile per la nostra attività. Parlando di teatro alla radio, viene estremamente utile la possibilità di conoscere per la registrazione della voce tutta una serie di tipologie di microfoni che poi andremo ad illustrare e che serviranno poi ai ragazzi per poter incominciare a prendere coscienza di sé, perché il mettersi davanti, il mettersi in gioco
Il voler registrare la propria voce significa poter uscire dal guscio che loro hanno per mettersi appunto all'interno di una sfida, quella di superare magari la timidezza. Molti magari si vergognano di recitare, ma già il solo fatto che io possa registrare la voce e quindi possa costruire un dialogo che venga registrato, quindi incomincia a capire come acquisire il suono, come produrlo, come riversarlo, li interessa moltissimo perché capiscono che in quella soluzione ci sono molte, molte possibilità. Parliamo poi dello storytelling in sé per sé. Spiegarvi cos'è lo storytelling, credo che non sia questa la sede perché la maggior parte di voi sicuramente lo conosce, ma avere la possibilità di poter raccontare una storia, poterlo organizzare, poter, oltre che registrare l'audio, registrare il video attraverso un altro software che adesso vi carico e vi condivido così lo vedete perché è quello che io sto utilizzando in questo momento, che è OBS. Parto con la condivisione dello schermo e vedete la console che sto utilizzando adesso, e se vado a cliccare vedete che c'è anche l'inganno, abbiamo il green screen posizionato dietro, quindi avremo la possibilità di lavorare in multicam e quindi partire dal concetto di flusso di dati audio, quindi come registrare un audio, per poi andare a lavorare inerentemente al lato video. Soundscape, poter registrare la passeggiata sonora, e adesso inerentemente poi a questo vi presento un video, e poi la produzione musicale attraverso alcuni software. Io ho citato LMMS in quanto è un software che ho visto che all'interno delle scuole esiste e lo si usa, però oggigiorno viene affiancato da tutta un'altra serie di software. Può essere anche Bitwig, può essere anche Ableton Live. Un attimo che mi si carica la pagina. E poi posso anche condividervi. È un po' lento stasera. Comunque, no problem. Si risolve sempre tutto senza nessun tipo di problema. Vi condivido Firefox. Qui con LMS stiamo facendo difficoltà, però un buon software gratuito che impiega anche lo sviluppo di molte competenze, per esempio può essere Ardour, che è interessante da utilizzare. Sembra complesso, ma in verità non lo è, e ci permetterà poi di lavorare con la versione 7 anche sulla Soundscape, andando a lavorare con un prodotto che si chiama Launchpad, oppure, e lo vado a cercare perché io ci lavoro molto, l'altro software è Bitwig. Sembra quasi che gli voglia fare pubblicità, ma in verità non è così. Io lo uso insieme ad Ableton Live, o uno l'altro in alternativa, a parte i saldi, eccetera, eccetera. È un software estremamente interessante, c'è in versione free per le scuole, e io posso lavorare su alcune tracce e posso andare a costruire tutto quello che riguarda la soundscape. Tolgo la condivisione e dato che ho citato la soundscape, mi piacerebbe presentarvi un video didattico. Vado a ricondividervi la pagina del video didattico e poi ritorniamo sulla soundscape. Non si sente l'audio. Era quello che volevo sapere, perché io son partito e non mi si sente. Allora, lo faccio ritornare indietro e faccio uno switch, cioè cambio l'audio della conversazione. Lo metto con l'audio degli altoparlanti,
lo rifaccio partire e mi dite se si sente. E poi ovviamente io ritorno nella stessa condizione in cui io sto operando. Gli ambienti naturali, rurali e urbani sì, che ci circondano sono caratterizzati dal paesaggio, ma anche da suoni caratteristici generati da molteplici fenomeni. Essi possono essere i versi di segnali acustici emessi dagli animali e dagli insetti di ogni specie, che sono definiti come biofonie, rumori provocati dal vento, dallo stormire delle foglie e dallo scorrere delle acque, che sono definiti come geofonie. Quando biofonia e geofonia si integrano all'antropofonia, ossia i suoni prodotti dall'uomo e delle sue attività, la risultante costituisce il paesaggio sonoro. Questo concetto fu introdotto nel 1977 da Raymond Murray Schaffer, compositore ed ambientalista canadese. Egli nel 1988 scrive: un ambiente acustico hi-fi, riprendendo l'espressione inglese high fidelity, è quello in cui i suoni possono essere percepiti distintamente. Un ambiente low-fi, da low fidelity, è invece quello in cui i segnali sono così numerosi da sovrapporsi con un risultato di mancanza di chiarezza e presenza di effetti di mascheramento. Individua così le principali caratteristiche di un paesaggio sonoro e le distingue in tre categorie di suono: tonica, segnali ed impronte sonore. La tonica, o keynote sound, è la nota che identifica la tonalità di un ambiente sonoro. È costituita dai suoni creati dalla geografia e dal clima di un paesaggio, suoni che hanno anche un valore e un significato archetipo, che portano con sé un preciso simbolismo tramandato fin dall'antichità. Segnali o signals, che sono i suoni che risultano essere in primo piano rispetto ad altri e che ascoltiamo consapevolmente. Impronte sonore o soundmark. Questo termine deriva da landmark e descrive tutti quei suoni che hanno caratteristiche di unicità o qualità tali da assumere per una comunità valore e considerazioni particolari. Nella soundscape, contrazione dei termini sound ed escape, o passeggiata sonora, il ruolo centrale è assegnato all'individuo che vive il paesaggio sonoro e ne diventa il vero esperto. Dunque la soundscape è l'espressione sonora e di conseguenza la registrazione degli eventi sonori prodotti attorno a noi, ed essa può rappresentare ed essere totalmente caratteristica di un luogo, quasi fosse la cartolina sonora del luogo stesso. Vado a togliere la condivisione, ripasso sul mio audio, così almeno dovrebbe andare bene, quindi risentiamo tutto e quindi andiamo a procedere, proprio perché andiamo oltre. Abbiamo parlato di soundscape. Il concetto di soundscape è un concetto, non voglio dirvi antico, ma ha più o meno la mia età. È stato introdotto nel 1977 da Raymond Murray Schaffer, che è un compositore canadese che è venuto a mancare la scorsa estate. E ha fatto un lavoro estremamente interessante e oltre a lui in Italia ricerca proprio dell'Università degli Studi di Milano Giovanni Brambilla, che ha diviso appunto i suoni, appunto come abbiamo citato, in biofonie, geofonie e antropofonie. Se l'antropofonia sono i suoni che produciamo noi come esseri umani, dovute alle attività di lavoro, dovute alle attività tecnologiche. Le geofonie sono i suoni prodotti dalla natura, il vento, le acque. Le biofonie invece sono i rumori prodotti da tutti quegli esseri viventi e anche le piante che costituiscono il nostro pianeta. Il fatto che questi suoni siano attorno a noi non vuol dire che questi rimangano per sempre con noi, proprio perché l'ambiente muta e
questo mutare produce anche diversi suoni, cioè diversifica il suono, ma introduce anche suoni diversi che non sono presenti nell'ambiente. Parliamo quindi di un suono tipico dell'ambiente sonoro che viene definito come tonica. Li andiamo a vedere insieme perché li abbiamo a disposizione e quindi è giusto andarli a vedere insieme e leggere correttamente quali sono le definizioni. Quindi i tre suoni principali, l'abbiamo visto anche all'interno del video, sono la tonica, i segnali e le impronte sonore. La tonica, che viene definita come keynote sound, è quella che identifica la tonalità dell'ambiente sonoro e quindi è costituito da tutto quello che la geografia, il clima, il paesaggio costituiscono, creano in quel determinato ambiente e hanno dei simbolismi che vengono tramandati fin dall'antichità. I segnali, i signals, sono i suoni in primo piano. Io sto parlando con voi, ma in questo momento, siccome io abito vicino all'incrocio, passa un camion e suona il clacson perché la macchina davanti non vuole andare, non vuole procedere perché non si è accorta che il semaforo è verde, sentirete la mia voce e il segnale di questo camion che suona e intima all'automobilista che praticamente è sotto casa di andare avanti. Le impronte sonore invece vengono definite soundmark e, appunto, lo diceva già anche il video, derivano da landmark e sono dei suoni unici. Sono suoni che possiamo dire addirittura sono legati a una comunità. E quindi abbiamo prima sentito un suono tipicamente orientale, che sono i due legnetti che battono, però potremmo avere anche vari tipi di altri suoni. La cosa importante in tutto questo è che il testimone vero del cambiamento sonoro siamo noi, quello che viene chiamato testimone aurale, perché siamo gli esperti di quella zona, perché ci vediamo da un tempo indefinito, ci accorgiamo dei suoni che sono presenti e dei cambiamenti che ci sono all'interno. Questi possono essere definiti come ecologia acustica. Quindi il suono non è caratterizzato solo dai quattro parametri del suono, che sicuramente abbiamo già sentito e citato, quindi la frequenza, l'intensità, la durata, il timbro, ma anche dallo spazio, cioè da come questo suono viene erogato all'interno dello spazio. Una cosa importante da andare a citare è sicuramente questo: la natura del suono è sferica. Vediamo un po' se trovo già un'immagine che ci può essere utile anche per questa tipologia di spiegazione, perché è sempre interessante poter andare a parlare della propagazione del suono. Sì, qualcosa di interessante c'è e ve lo condivido, vi condivido direttamente tutta la visualizzazione perché è più facile. Allora, il suono si propaga in maniera sferica all'interno dell'ambiente. Qui abbiamo citato questa campanella che ci fa vedere al momento dell'erogazione sonora come il suono viene circondato, viene diffuso e irraggiato a partire dalla fonte sonora che è appunto la campanella. Se andiamo a vedere questa immagine, ci dice che la fonte del suono è sferica e il suono può andare sia sopra, sia sotto, sia a destra, sia a sinistra, sia avanti, sia indietro rispetto alla fonte sonora. E si trasmette di atomo in atomo. Quindi, a seconda della quantità di atomi nello spazio, avremo anche una gran quantità di suoni diversi. Il suono è sempre lo stesso, ma la maniera in cui si irraggia nell'ambiente è praticamente totalmente diversa. Su questi parametri, anche sulla possibilità di lavorare nello spazio, nascono alcuni dei più interessanti brani legati alla musica elettronica. Stiamo pensando a ZMAS di Karl-Heinz Stockhausen, Prometeo di Luigi Nono, Répond di Pierre Boulez, in cui in quest'ultimo i suoni circolano attraverso le casse, attraverso lo spazio. Una cosa
è estremamente importante e anche la definizione di suono come hi-fi o low-fi, high fidelity o low fidelity. Questo perché? Perché quando noi andremo, se vorremmo farlo, a registrare i suoni all'interno dell'ambiente, avremo bisogno di qualcosa che ci permette di discriminarli. Se io penso e parlo a un suono hi-fi, quindi high fidelity, sono quei suoni che, appunto, si diceva prima nel video, vengono percepiti in maniera molto distinta. Cade una forchetta in cucina, c'è un silenzio incredibile, sentiamo il tintinnare delle forchette, delle rugby, attraverso il pavimento. Quindi sentiamo l'irraggiamento del suono, appunto, della forchetta. E quindi questo è un suono sicuramente in primo piano. Se invece andiamo a pensare al low fidelity, può essere che magari in quel momento, quando cade la forchetta, ci sia qualche altra fonte sonora all'interno, mettiamo la lavastoviglie piuttosto che mettiamo la televisione, piuttosto che mettiamo la radio, oppure una discussione, non ci accorgeremo, se non in parte, della caduta del suono. Questo perché il nostro orecchio percepisce il suono a vari livelli e quindi ha bisogno di andare a fare sempre un confronto continuo per avere una certa chiarezza. Il contrario del suono, voi sapete che è il silenzio. E molte volte il silenzio nella nostra mente spaventa, terrorizza. Anche perché c'è un qualcosa che ci mettiamo immediatamente ad ascoltare, cioè due tipologie di frequenze. Quando noi facciamo silenzio, sentiamo da una parte una frequenza più bassa, che è il battere del cuore, e dall'altra parte una frequenza più acuta, che è legata al lavoro dei nostri neuroni. E quindi il silenzio non è propriamente vuoto, ma sentiamo questo funzionamento. Non so se c'è qualche docente di musica fra di voi e qualcuno è andato a provare una camera anecoica, ad esempio a Cremona ce n'è all'interno del Museo dello Strumento Musicale. E chi va in camera anecoica, questo effetto lo prova proprio sulla propria pelle e quindi lo sente. Altra maniera è percepire il suono che viene interiorizzato all'interno di noi, attraverso una procedura che viene definita embodiment. Quindi il suono che sentiamo non è solo il frutto di quello che il nostro orecchio percepisce, ma anche legato a una ritualità e tutte le convenzioni che producono e produce il suono stesso. Una cosa estremamente importante, e la leggo con voi, quindi ve la condivido, è quello che dice il maestro Giacinto Scelsi. E l'andiamo a leggere così com'è, perché una citazione è importante come tale. Il maestro ci dice: una determinata musica si potrebbe suonare anche una sola volta, poiché il luogo specifico dove la si esegue e la si porterà con sé all'infinito, trasmettendola in qualche modo alla posterità. Questa è un'affermazione estremamente importante, perché significa che il luogo in cui noi svolgiamo un'attività memorizza e fa risuonare ancora quella determinata musica, quel determinato suono, anche quando noi non ci saremo più. È un po' una provocazione, però ci parla di memoria sonora. E io su questo ho lavorato, ho un laboratorio all'interno della Soundscape, e abbiamo dato due definizioni. Il suono può essere quindi orizzontale o verticale. Pensiamo alla dimensione del suono orizzontale, e ovviamente se io vado a vedere la partitura, il suono orizzontale è una successione di note con varia intensità, varia durata, varia frequenza e vario timbro. Pensate a un'orchestra, ci sono molte linee di esecuzione, tutte queste si muovono all'unisono oppure in parte a seconda di quello che dichiara il direttore d'orchestra. Pensatela però non più come se fosse una partitura musicale, ma come se fosse il suono che lavora attorno a noi,
E quindi possiamo pensare a una partitura orizzontale che rappresenta una linea di un tempo che è indefinito. E questo suono che viene creato all'interno di questa linea del tempo potrebbe rimanere anche immutato nei secoli. E quindi viene interiorizzato, viene colto da noi e viene ricordato. Pensate invece a questo suono di poterlo sentire tra 5, 10, 15, 100, 20 mila anni. Quando io vado a campionare questo suono, cioè vado a chiuderlo e a conservarlo, questa musica mi diventa verticale, in quanto, che ne so io, il 20 dicembre del 1150 c'era un suono A, però il 20 dicembre di 50 anni dopo il suono diventa B, o magari c'è la somma di A più B. Fra 100 anni ci sarà un suono C, fra 250 anni ci sarà A e C, e quindi piuttosto che un suono D, e quindi c'è tutta una serie di suoni che si unisce e si va a depositare. L'insieme di una serie di suoni orizzontali che si mantengono uguali nel tempo e di suoni verticali che invece variano a seconda dei periodi in cui io vado ad andarli ad acquisire, prende il nome di musica sedimentaria. E la musica sedimentaria ben rappresenta sia la biofonia, sia la geofonia, sia l'antropofonia, cioè tutta la soundscape che vengono prodotti da quanto esiste di vivo creato all'interno dell'ambiente. Riconoscere un suono perché è importante? È importante per capire come prevenire disastri ambientali. Detto così sembra strano, però pensate all'introduzione di una fabbrica altamente inquinante oppure di una serie di fabbriche, come cambia l'inquinamento acustico, come cambia quello che noi definiamo rumore. E ovviamente intendiamo come rumore tutti quei suoni che non hanno una continuità. Se parliamo di suono come qualcosa di continuo nel tempo che può essere riprodotto, invece andiamo a parlare di rumore quando questo suono non ha più una continuità. È vero che potrebbe essere registrato, potrebbe essere campionato e quindi è messo all'interno di una serie di parametri che sono definiti ADSR, quindi Attack, Decay, Sustain e Release, cioè la costruzione di un suono in cui io vado a lavorare sui miei parametri. Però è anche vero che l'indice di presenza di questa tipologia di suono ci indica il cambio dell'ambiente. Quando l'inquinamento sonoro è così forte, abbiamo difficoltà a poterlo percepire e quindi abbiamo una degradazione del suono stesso. Andiamo a parlare quindi di registrazione sonora e quindi andiamo a capire come poter andare a registrare. Noi tutti sappiamo che se dobbiamo parlare di registrazione sonora, dobbiamo andare a utilizzare tutta una serie di dispositivi e intanto io vado a condividervi lo schermo. Eccoci qua, dovrebbe essere partita la condivisione. Quindi quando io voglio andare a fare la registrazione del suono, innanzitutto devo andare ad approntare quella che si chiama una catena elettroacustica, cioè un sistema di dispositivi che è atto ad acquisire, stoccare, riversare il suono. Per farlo noi usiamo quelli che vengono definiti trasduttori. Che cos'è un trasduttore? È qualcosa che traduce, in questo caso il termine più esatto è trasduce, perché sono due tipologie di grandezze, una grandezza fisica che può essere il suono con una grandezza elettrica. Un esempio, ad esempio, può essere il microfono. Il microfono è un trasduttore perché acquisisce, adesso andiamo a smontare la capsula, ovviamente tolgo la protezione che è questa, ecco, questa è la nostra capsula.
questa capsula, qui si dovrebbero vedere anche le connessioni elettriche, un attimo solo che sistemo bene le mani, eccole qua. Questa capsula mi permette di convertire la voce in un segnale elettrico che scende poi attraverso la cavetteria all'interno di tutta una serie di dispositivi che io vado ad utilizzare e ritorno, cambio campo. Quindi parlare di trasduzione è un processo complesso che implica la consapevolezza che noi abbiamo nell'andare ad acquisire praticamente i segnali. Esistono varie tipologie di microfoni e ritorno a condividervi lo schermo così vediamo insieme quello che vi dico. Esistono dei microfoni definiti dinamici come il microfono che vi ho fatto vedere prima, un microfono o microfoni definiti a condensatore e microfoni a nastro che solitamente però nelle scuole non vengono utilizzati perché sono molto delicati, se non nei laboratori di tecnologie musicali all'interno del liceo musicale o comunque in scuole specializzate comunque per la gestione dei suoni. Il microfono dinamico, lo vediamo qui, ci sono varie tipologie di esempi, questo era quello che avevo io in mano, definito anche come microfono a gelato, viene definito come sbilanciato, perché trasmette, riceve in sé un suono che è mono, cioè che se noi andiamo a sentire potremmo percepire come se provenisse da una sola direzione, quindi da un solo orecchio, differente da un microfono a condensatore che è come quello che io in questo momento ho in scrivania. Posso un attimo togliervi la condivisione dello schermo, passo alla webcam bassa, vado a girare, eccolo qua, tolgo un attimo il cappuccio, lui è un microfono a condensatore, che è quello con cui io sto parlando in questo momento, ed è bilanciato, cioè mi permette di trasmettere il suono in maniera stereofonica, in quanto la capsula riesce a discriminare ciò che viene da destra e ciò che viene da sinistra e quindi andare a produrre l'esatta collocazione del suono anche all'interno dello spazio. Ricondivido. Di microfoni detti dinamici ne esistono di vari tipi. Le vediamo qui. Quindi microfono a gelato. Un microfono dinamico classico che per funzionare ha bisogno di un preamplificatore. In questo caso è simile a quello che io ho, che è di Presonus, che quindi preamplifica il segnale all'ingresso e permette di averlo di un livello di tensione tale da poterlo acquisire e andare a registrare. Esiste un microfono poi del tutto particolare che è questo, si chiama a proiettile, a bullet, ed è un microfono per strumento, in questo caso per armonica bocca, anche se io lo uso inserito all'interno di un caon per poter registrare, mi piace come acquisisce il suono, mi piace la sonorità, e mi permette di poter diffondere l'audio registrato in maniera molto precisa. La capsula, che è quella che vi ho fatta vedere vicina, si definisce omnidirezionale, cioè indistintamente lui prende il suono in qualunque direzione, davanti, dietro, lateralmente, sopra la capsula. Questo ci rende più difficile utilizzarlo per discriminare, tanto è vero che è un microfono che io posso utilizzare sia per il canto, in questo caso il canto live, sia per parlare ma in maniera localizzata, cioè devo essere su un palco, impugno il mio microfono gelato e la gente percepisce perché mi vede laddove dove sono. Ci sono alcune capsule un po' particolari, tipo quella del bullet, quindi questo microfono proiettile, del microfono dinamico, che invece è una capsula unidirezionale. E questa mi permette di registrare molto davanti e pochissimo dietro. Il funzionamento del microfono è legato appunto a una bobina che si muove
quindi magnetizzata, c'è cioè una tensione, come se fosse una calamita o come se fosse la spirale del motore elettrico. Molto più facile come esempio, se vi ricordate, ci sono delle torce che io scuoto e hanno un magnete all'interno e producono energia elettrica. Il principio è lo stesso. Di microfoni a condensatore, tipo quello che vi ho mostrato prima, sono microfoni a cardioide e servono appunto per, e sono quelli che usiamo per la web radio, servono appunto per acquisire il suono e per localizzarlo. Hanno un segnale estremamente più pulito, anche se sono molto più delicati. E solitamente di fronte a loro usiamo un antipop che io ho qui in scrivania, ve lo faccio vedere, così almeno conoscete anche cos'è l'antipop. Questo filtro che vedete qui va posto davanti al microfono a condensatore. E io quando parlo evito appunto un problema legato a quelle che vengono definite le esplosive, cioè tutte quelle lettere che incominciano con la S. Un esercizio che potete far fare ai vostri allievi, che sicuramente molti colleghi già fanno, è quello di far capire loro che davvero hanno le corde vocali. Fate poggiare due dita a questa altezza e se fate loro dire sicuramente sotto le dita avranno una leggera vibrazione. Differentemente, se io appoggio le dita e faccio nulla si vibrerà. Tutto questo, appunto la S, perché c'è questo movimento della lingua che si appoggia sul palato, pronta per essere utilizzata. Pensate alla parola serpente, avete la lingua che si appoggia e poi passa sulla vocale E, crea una pressione tale da fare un piccolo scoppio, appunto per quello si chiama esplosiva, ma se io davanti al mio microfono prendo l'antipop e lo metto a 10 cm più o meno da me, anche se molti possono anche cantarci addirittura a 5 vicino, questo filtro mi va ad attenuare tutte queste problematiche e l'audio che io vado a registrare effettivamente risulta essere pulito. Vado ancora in condivisione e vi faccio vedere quella che è la capsula del microfono condensatore, anche perché effettivamente se noi lo acquistiamo a scuola difficilmente lo andremo a smontare, ma molti ragazzi e ragazze sono curiosi di capire come funziona e allora qui la vediamo proprio anche per noi, che è praticamente quello che potremmo definire un bottone, cioè un cerchio di un diametro di almeno 5 centimetri, che appunto è polarizzato, c'è una fonte di alimentazione che viene definita phantom, tradotto dall'inglese fantasma, perché non ha un cavo di alimentazione in sé, ma si muove attraverso la cavetteria che trasporta l'audio e quindi polarizza il condensatore, perché questa capsula è come se fosse un grande accumulatore che ha un lato positivo e un lato positivo, e l'isolante, la parte in mezzo che è la membrana, viene considerato come appunto dielettrico, cioè parte isolante, e siccome come questa si muove a destra o a sinistra a seconda delle vibrazioni, varia la tensione e quindi produce quella che è una tensione di uscita, cioè un segnale più o meno forte. Cavi e connettori. Non vi parlo della parte elettrica perché effettivamente qui lo schema che ho fatto è un po' semplice. Ci fa vedere appunto che non esiste un cavo di alimentazione, ma che il cavo di alimentazione si muove attraverso i due cavi che lo connettono, e questo per noi è già importante. Cavi e connettori. Esistono due tipologie di cavi. Questi che vedete in alto, che sono i cavi Canon o XLR, che mi permettono di connettere i microfoni, di collegare i microfoni al mixer o al dispositivo, e sono cavi definiti bilanciati. Gestiscono tranquillamente il canale destro o il canale sinistro. Differentemente da questo cavo che vediamo sotto, da jack, che è questo connettore grigio lungo che assomiglia a quello delle cuffie,
e anche quello voi che avete voi delle cuffie si chiama jack, a questo connettore che è XLR, definito anche Canon perché assomiglia a un cannoncino, un piccolo cannone, e ci permette di passare da quello che qui è bilanciato, quindi destro e sinistro, al mono, cioè solamente sinistro. Può essere che in questa tipologia di microfoni abbiamo il dual stereo, cioè destro e sinistro, saldato sul left, quindi sul connettore dedicato alla parte sinistra, in modo da acquisire un segnale in piena potenza, ma che non sia localizzato. In ultimo abbiamo i microfoni a nastro. Questi microfoni a nastro sono una cosa abbastanza rara all'interno delle nostre scuole, sono dei microfoni strumentali, quindi se abbiamo degli archi, se abbiamo delle trombe, se abbiamo delle chitarre, sono dei microfoni ottimi per la registrazione, ma estremamente delicati. Bisogna evitare di alimentarli a phantom, in quanto questa parte di nastro estremamente dedicata con quel tipo di alimentazione si crocerebbe e il microfono si danneggerebbe inevitabilmente, ma sono molto molto sensibili e molto precisi. Questi sono i diagrammi polari legati appunto ai microfoni. Tolgo la condivisione. Quindi incominciare quello che è la catena elettroacustica ci permette innanzitutto di mettere i ragazzi a conoscenza di alcuni dispositivi tecnici che hanno sempre e solo visto ma mai potuto utilizzare. Quindi fare prendere loro coscienza di quanto si fa, anche perché al di là di tutto la web radio ha delle specifiche competenze che vanno comunque valorizzate ed è estremamente importante che chi si accinge a lavorare con la web radio sia in grado di riconoscerle proprio per avere un discorso estremamente preciso. Pensando alle competenze chiave europee, possiamo vedere che realizzare una web radio ci permette di sviluppare la competenza alfabetica funzionale, che è quella legata al linguaggio, sia alla lingua madre, ma penso anche alla possibilità di utilizzare l'inglese e il francese, lo spagnolo, il tedesco, in qualche scuola anche il cinese, per far sì che attraverso il costruire delle piccole frasi, dei piccoli discorsi, io possa nella registrazione acquisire meglio la conoscenza della lingua. E questo vale anche per italiano, laddove sia considerato L2. Io lavoro in un professionale e molti dei miei allievi e delle mie allieve sono nati in Italia ma hanno origine straniera. E quindi cosa succede? Che in casa parlano la lingua madre, cioè la lingua di origine, e a scuola parlano ovviamente l'italiano. E quindi utilizzare la web radio per andare a rinforzare la competenza sulla lingua italiana è estremamente interessante. Parliamo poi di competenza 4, quella digitale, in quanto utilizzare la web radio implica anche la possibilità di usare software di registrazione, quindi avere la conoscenza di hardware, di software, avere la conoscenza di come riversare i dati e le varie estensioni dei file stessi, penso ai Wave, penso agli MP3. Quindi si entra all'interno di una competenza informatica specialistica. Penso alla competenza numero 5, personale, sociale e capacità di imparare ed imparare. Tradotto, quello che poi vedremo nella competenza stessa è l'autoimprenditorialità e quindi la capacità di organizzarsi in piccoli gruppi come se fossimo un'impresa, la capacità di poter prendere un prodotto dall'inizio alla fine, andarlo a completare, in modo da essere padroni di tutto il percorso. E poi la competenza numero 8, espressione culturale, perché comunque la consapevolezza di quello che io sono capace a costruire, la consapevolezza della mia espressione mi permette di poter lavorare meglio con gli altri. Poi lo rimetto. Tre cose sono importanti quando
i nostri ragazzi crescono. Pensiamo, io parto da un concetto legato al metodo Montessori. Quando i nostri ragazzi, io non so se tra di voi ci sono docenti della scuola primaria, ma penso e mi auguro di sì, quando i nostri ragazzi intorno agli 8-10 anni incominciano a lasciare tutta quell'attività che mette alla prova loro stessi, cioè legata al movimento, a capire delle loro possibilità fisiche, incominciano a interrogarsi su come funzionano le cose. Entriamo in quella che viene definita l'età dei perché. E quindi incominciamo a entrare all'interno di un'età che acquisisce la consapevolezza, cioè la capacità di incominciare ad avere una riflessione autonoma su come funzionano le cose. Questa riflessione autonoma su cui funzionano le cose permette di creare cultura, avere espressione culturale, ma soprattutto permette di conoscere noi stessi, conoscere gli altri e quindi avere una relazione tra noi stessi e gli altri e avere la piena comprensione del mondo che ci circonda. Oggigiorno però il mondo che ci circonda non è legato solo, e l'abbiamo ben visto in questi ultimi 2 anni, alla realtà fisica che noi abbiamo di fronte a noi, ma anche a una realtà virtuale che rimane collegata a noi. E quindi andiamo a parlare di quello che sono le digicomp, perché comunque laddove io devo costruire un programma legato alla web radio e quindi devo andare a costruire una redazione che è capace di interloquire fra i vari membri, io dovrò essere capace di navigare, di ricercare, di filtrare dati, informazioni e contenuti, gestire dei dati e delle informazioni con i contenuti digitali, essere capace di condividere l'informazione attraverso le tecnologie digitali, ma ancora prima, essere capace di condividere le informazioni. E ragazzi, guardate che ho trovato questo, vi mando il link, cioè avere una comunicazione e poter fare un lavoro di gruppo. Collaborare attraverso le tecnologie digitali, ma questo ormai non voglio dire che lo diamo per assodato, ma è una realtà che ci ha accompagnato e ci accompagna ancora oggi. Pensiamo alla DAD e la DDI, o DDI se vi piace di più. Sviluppare i contenuti digitali e tutto il percorso di acquisizione, di creazione di una trasmissione, di messa in onda, risolvere i problemi tecnici, cioè fare problem solving, cioè conoscere i dispositivi che io sto usando e utilizzare in modo creativo la tecnologia. Devo parlare della memoria storica del mio paese, devo cercare di rappresentare un lavoro legato a italiano, o storia, o geografia, o matematica, o scienze, o tecnologia. Come costruisco? Come parto? Posso realizzare all'innanzitutto un podcast? E il podcast è una piccola registrazione che solitamente io faccio in MP3 e si chiama podcast perché una volta il lettore MP3 più diffuso era l'iPod. Dopodiché in qualsiasi telefono noi possiamo scaricare dei file MP3 contenenti determinati dati che possono essere il risultato di una trasmissione, possono essere una poesia, può essere un libro. Oggi vanno moltissimo, lo sapete meglio di me, gli audiolibri. E quindi all'interno degli audiolibri noi abbiamo la possibilità sia di crearlo a scuola, sia di poterlo utilizzare come strumento di apprendimento. Sapere come io però vado a crearlo, pensando magari che la classe lo crea per un ragazzo che in questo momento non sta bene, una ragazza che non sta bene e magari in didattica a distanza, ci permette però di avere un processo completo nella creazione di tutto il percorso digitale. E intanto io per adesso mi fermo un attimo per chiedere se ci sono domande, anche perché se no io sono capace di chiacchierare ed andare oltre, perché poi mi piacerebbe farvi vedere un po' una parte tecnica, la parte di creazione della web radio. Per il momento, Marco, non ci sono domande. Quindi perfetto, puoi continuare. Proseguo. Io ringrazio Aurora e vado avanti. Allora, direi che al di là anzi, di tutto... Anzi, aspetta che ne è arrivata una.
Perfetto, se c'è una domanda, lei. Claudio chiede dove è stata realizzata una web radio? Ecco, All'interno del... chiederebbe se puoi dare qualche buona pratica. Assolutamente sì. Allora, parliamo di web radio a scuola. Io a scuola ho una web radio che si chiama Agape Radio. Pensate al termine Agape, quindi l'unione di più persone diverse, anche di diversa cultura, di diversa religione, di diversa etnia, che si uniscono per ragionare e discutere di alcuni determinati argomenti. Quindi, per costruire la web radio e per avere delle buone pratiche, possiamo parlare innanzitutto di capacità di condividere le informazioni, capacità di fare gruppo, capacità di mettersi in gioco, anche per noi insegnanti, perché magari può essere per noi qualcosa di nuovo e quindi essere capaci per primi di mettersi ad imparare. Non avere paura laddove il nostro studente, la nostra studentessa sia più tecnologico di noi, di farci dare una mano, perché poi in questo caso andiamo a costituire un gruppo che ci permette di scambiare contenuti. Una cosa estremamente importante, a mio avviso, nella costituzione della web radio e la scelta della piattaforma. Io come piattaforma, e intanto chiedo a Claudio se ha altre cose da chiedermi, e non solo Claudio, parlo per Claudio perché mi è stato detto Claudio, però sicuramente ci saranno altre domande da fare e io rispondo volentieri a tutte. Intanto però vi condivido, io uso caster.fm come piattaforma. Faccio il logout e rientro, così vi faccio vedere la dinamica. Caster.fm è una piattaforma che ci permette di poter lavorare a scuola, vedete qui free plan, in maniera gratuita con uno spazio di 18-20 minuti prima che ci siano dei disturbi, quindi del rumore bianco, perché la versione pulita che può trasmettere 24 ore su 24 è una versione a pagamento. Ma noi come scuola, e vi assicuro che già preparare 18 minuti di trasmissione è tanto, questa versione può andare bene. Vado a fare il login, ovviamente la mia password è già inserita e quindi accedo alla mia web radio e mi ricordano che se voglio, ho uno sconto del 50% per poterla andare ad acquistare. All'interno di questo vediamo che la mia radio in questo momento è off-air, cioè non trasmette. Ho quello che è il server su cui appoggio la mia web radio spento. Andiamo a vedere l'interfaccia. Quindi andiamo a vedere il server che poi avviamo dopo. La posizione. Perché io ho un indirizzo fisico e vedo un attimo che ho visto una domanda. Vado. E Maria, Sì, è una domanda a cui rispondo io Ok. perché riceveranno la registrazione del webinar. È una domanda di servizio, diciamo. Benissimo. Allora io vado avanti. Intanto tengo un occhio Invece c'è anche... una domanda lunga. Aspetta, Marco. Ok, se c'è una domanda lunga io rispondo. Leggo, ecco, una curiosità, dice Marco, da pressoché ignorante sul tema. Il concetto espresso da Celsi riguardo al suono verticale e alla musica sedimentaria non rischia di essere solo un concetto filosofico senza una base fisica oggettiva? Chi ha mai registrato il suono di anni e secoli precedenti? Da profano mi parrebbe un'entità indimostrabile e opinabile, sicuramente feconda Allora, dal punto di vista creativo, ma del tutto mentale, non sì, reale. allora, Cosa ne tolgo un attimo la pensi? condivisione così compaio, anche perché dobbiamo andare a specificare una cosa. Il maestro Scelsi dice che io posso suonare un qualcosa all'interno dell'ambiente una sola volta e l'ambiente, assorbendo l'energia, ha una memoria cosiddetta acustica.
Il concetto di musica orizzontale, di musica verticale, di musica sedimentaria non è del maestro Scelsi, ma è mia. E l'oggetto che mi permette di poter ragionare con i ragazzi sulla musica sedimentaria è questo, che si chiama Launchpad. Ora, è effettivamente strano che io parli di musica di 100.000 anni fa. A, perché non c'eravamo. B, perché non c'erano gli strumenti da registrare. Caliamolo nella nostra realtà. La musica, cioè i suoni che sento oggi, i suoni che sento fra 3 mesi, i suoni che sento fra 1 anno, i suoni che sento per 5 anni, penso alla primaria per 5 anni di studio, penso alla secondaria superiore per 5 anni di studio, penso alla scuola secondaria inferiore per 3 anni di studio. Ci sarà una variazione di suono nel mese di marzo, fatto in prima media, fatto in seconda media, fatto in terza media. E noi abbiamo la possibilità di far capire ai ragazzi questa variazione di suono, anche per realizzare una cartolina sonora attraverso Launchpad. Vediamo un po', cerco di passare sulle mani e vediamo se si vede meglio qui. Mi sa di no, devo ritornare su. Launchpad è costituito da una griglia. Pensate a prendere un suono ambientale, anche solo nella notte in silenzio, e avere la possibilità di agganciarlo al primo tasto. Schiaccio e ho questo suono. Io posso poi decidere di mettere tutta un'altra serie di suoni. Magari c'è un'ambulanza che passa, magari mi passa una macchina, magari c'è un bambino che piange. E questo può essere magari una certa volta, una certa sera. Ma magari fra 10 anni qui ci potrebbe essere un'industria. Ci potrebbe essere un pescivendolo che urla la sera perché deve finire il pesce. Ci potrebbe essere un giornalaio. Ci potrebbe essere un concerto rock nella riga successiva, perché magari quel luogo è cambiato e è una sala da concerto. Magari in Italia passa un re abbastanza importante, magari viene dall'Inghilterra, e passa proprio da quella strada e abbiamo il suono del corteo che passa. Quindi questo per dirvi che io posso costituire una griglia di suoni che può essere fatta anche cartaceamente e i ragazzi possono costruire la tipologia di suoni che vogliono pensando di applicarla su uno strumento fisico e non avere l'utopia del suono tra 10, 100, 1000 anni, ma il suono di oggi, ieri, dopodomani, fra 1 mese, fra 1 anno, fra 5 anni, alla fine dell'anno scolastico, ed essere in grado di discriminare i suoni che hanno ascoltato. Marco, ho qualche altra sollecitazione. Ok, e io sempre Claudio dice che effettivamente è un mondo affascinante, però gli sembra più adatto alla secondaria di secondo grado. Poi chiede come si gestisce il tempo in redazione? Credo sia tutto in orario non didattico. È così? E poi in quale ambiente, in quale luogo? A scuola oppure lo fate a distanza? Ah, bella domanda. Io l'ho qui e non l'archiviamo per un attimo perché così me la leggo. Intanto saluto Claudio, che conosco, nel senso che abbiamo avuto la possibilità di conoscerci lo scorso webinar, e mi fa piacere che mi ha posto la domanda. Allora, innanzitutto è adatto sia alla secondaria inferiore che alla secondaria superiore. Quando? Vi dico come faccio io. Con le colleghe e con i colleghi ci organizziamo quelle che sono le interrogazioni programmate. Quindi una metà della classe rimane in classe a lavorare, un'altra metà viene con me a fare l'attività di web radio. Così il docente in classe ha metà persone da gestire e quindi riesce a interrogare con tranquillità. Tendenzialmente rimangono in classe chi deve essere interrogato e chi deve andare la volta successiva. Chi viene fuori o chi è già stato interrogato o chi dovrà andare verso 2 volte dopo, insomma. Dove lavoriamo? Lavoriamo. In questo caso, l'anno scorso lavoravo, e adesso io ringrazio proprio Claudio, perché prima di andare avanti sulla web radio vi faccio vedere come lavoro io.
L'anno scorso lavoravo proprio per i motivi di distanziamento all'interno di quella che potrei definire l'Aula Magna. Davanti alla segreteria noi abbiamo uno spazio estremamente ampio, anche perché dovevamo tenere 2 metri di distanza e quindi lavoravamo in quello spazio. Avevamo uno spazio per registrare oppure nella mia aula di inclusione lavoravamo lì ovviamente a seconda dei numeri, perché ovviamente c'era tutta una normativa e c'è ancora adesso tutta una normativa da rispettare. Alcune cose le abbiamo anche fatte attraverso piattaforma, attraverso Microsoft Teams. Quindi alcune riunioni le abbiamo anche fatte a distanza. Quindi io posso rifinire a distanza se hanno dei dubbi, programmarle e inserirle all'interno della mia didattica quando sono a scuola. In che modalità? La modalità adesso sposto solo le domande in un punto che posso tenerle Ecco, a d'occhio. proposito c'è proprio una domanda sui contenuti. Ok. Dice quali contenuti didattici oppure non didattici vengono proposti? È possibile estendere tale strumento ad alunni con disturbi specifici dell'apprendimento? Assolutamente sì, io lavoro con i bisogni educativi speciali, lavoro Ecco, con lui parla DSA. della secondaria di primo grado, ma penso che insomma si possa anche Vale, il rispondere a quello. discorso vale sia per la secondaria di secondo grado, sia per la secondaria di primo grado, anche per la primaria, ovviamente con alcune accortezze e lì bisogna deciderlo con il team dei docenti. Allora, possiamo lavorare con tranquillità anche con chi soffre di dislessia, con chi soffre di DSA facendolo diventare, cioè più che DSA, stavo pensando all'iperattività, quindi la DHD, pensando di farlo diventare parte integrante, quindi come tecnico, dammi una mano a montare. Una volta che ti ha dato una mano a montare, che ha controllato tutto, si fa la lettura e facendogli fare l'attività si smonta praticamente il concetto di iperattività. Voi sapete che quando io devo lavorare con un iperattivo, devo tendere a smontare la sua iperattività, cioè costruire in maniera artificiale ciò che il sistema inibitorio effettivamente non riesce ad andare a costruire. Quindi muovendomi con lui, facendo con lui, si focalizza su quello che io faccio e piano piano diventa meno iperattivo. Non si parla di riuscire a farla scomparire, ovviamente, ma si tratta di ridurla e controllarla in ambito didattico. Va bene per chi ha la dislessia e soprattutto per il teatro alla radio. E quindi io posso leggere, posso pensare di fare anche la locandiera di Goldoni, ma potrei pensare di fare una poesia di Palazzeschi, potrei pensare di leggere un articolo di giornale. E il team di docenti, qualora decida di avvalersi del mezzo web radio, che prepara quello che i ragazzi debbono andare a trasmettere. Io lavoro sui servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Le mie ragazze preparano lezioni sia di psicologia sia di igiene. Quindi abbiamo una trasmissione medica, una trasmissione psicologica, ma anche un contenitore culturale legato italiano, storia. Adesso ci riuniremo come redazione in tutto il mese di dicembre e da inizio gennaio, quindi mettiamo intorno al 20, incominceremo a proporre nuovi cicli di trasmissioni che saranno solitamente di 8-12 puntate a seconda delle classi aderenti. Tendenzialmente io lavoro sia con le prime che con le seconde, facendo magari un discorso più legato magari alla geografia, quindi alla conoscenza del mondo, anche perché geografia in secondario superiore è molto poca, quindi una sola ora di disponibilità, e magari con questa tecnica riusciamo a renderla più persistente, sia italiano, sia storia, sia diritto. Con le più grandi e con i più grandi invece andiamo sia con i servizi commerciali, quindi il lato economico, sia con i servizi per la sanità e l'assistenza sociale, andiamo invece a lavorare con argomenti più specifici, magari lavoriamo anche con la docente di italiano per la parte di storia della letteratura piuttosto che di storia. Quindi cerchiamo di stare sempre sul pezzo, sulla disciplina, e cerchiamo di utilizzare la web radio come supporto alla didattica. Secondariamente, per le più grandi,
passando poi al lato video, cerchiamo di dargli la possibilità di creare uno speech di presentazione in cui uniamo audio e video, in modo che quando escano e vadano nel mondo del lavoro siano già idonei e capaci ad avere un piccolo video di presentazione per fare la loro prima selezione lavorativa. Ecco Marco, ci sono due contributi più che domande. Serena dice che la sua scuola, che è una secondaria di primo grado, lavorerà alla web radio in un progetto pomeridiano legato all'educazione civica trasversale. Molto bene. E invece Claudio dice, allora non esiste una vera e propria redazione di eletti, ma tutti gli studenti fanno la web radio? Assolutamente sì. Tutti gli studenti che hanno la volontà di partecipare, perché poi non obblighiamo nessuno, però tendenzialmente cerchiamo di coinvolgerli tutti. E abbiamo visto che con questa possibilità molti si legano e molti producono. Abbiamo visto miglioramento nella lingua italiana, miglioramento nell'ortografia, miglioramento nell'impegno e nello studio, perché attraverso le tecniche che imparano per la preparazione degli articoli, quindi il dono della sintesi, la capacità di ricercare le fonti, la capacità di organizzare e andare ad esporre, si migliora anche dal punto di vista didattico. E questa è una cosa che abbiamo apprezzato e effettivamente ci ha fatto decisamente piacere. Bene Marco, sono le 19, abbiamo ancora un quarto d'ora. Allora, se abbiamo ancora un quarto d'ora, io presenterei loro la modalità LIC. Calcolate che io di cose ne avrei ancora tante da dire. E ovviamente vi lascio poi i miei recapiti per tutte le domande, per tutto quello che voi avete bisogno di chiedermi ancora, perché sarei capace di parlare per altre 3 o 4 ore. Andiamo però a vedere come andiamo a lavorare noi. Arrivo, anteprima, condivido. Questo periodo di pandemia ci ha fatto costituire come scuola una modalità, non mi piace chiamarla metodologia, che si chiama LIC, in italiano LEC, ma non mi piace, e quindi LIC, che è il laboratorio educativo esplorativo controllato. Questo mi permette di lavorare in presenza, pur mantenendo delle tecniche acquisite per la distanza, soprattutto mi permette di mantenere tutte le norme di socializzazione, tutte le norme di igiene e impedire la dispersione scolastica e impedire che i ragazzi non abbiano contatto fra di loro. Rossella, ho letto la domanda e arrivo. Presento e ci sono. Quindi la modalità LIC, la vedete qui all'interno del disegno, prevede una figura centrale che è quella del docente, che prende il nome di Synchronous, che fa vedere l'attività sia attraverso la sua presenza fisica sia attraverso dei dispositivi di ripresa. Per intenderci, tolgo un attimo la condivisione, io sono in cattedra come sono in questo momento, posso fare delle attività e far vedere le mie mani quello che fanno. Una volta che io agisco con le mie mani, posso andarmi a assicurare che i ragazzi e le ragazze si muovano nella stessa maniera e che ogni ragazzo e che ogni ragazza controlli che il diarca, cioè l'altra parte della coppia, esegua le stesse cose. La leggiamo così com'è, perché è giusto leggerla. Ha come obiettivo principale quello di rendere ogni allieva e allieva responsabile di ogni azione che compie, oltre a quello per cui ogni persona che opera sia capace di includere, coinvolgere, guidare o essere guidati in uno scambio di ruoli che prevede l'autorità, la totale parità fra i membri. Questa metodologia, ma vedete che l'ho virgolettato, preferisco modalità, privilegia appunto a rafforzare il lavoro in piccolo gruppo e la personalizzazione degli apprendimenti al fine di poter rafforzare e portare a compimento il percorso di autonomia. L'unità minima, vi dicevo, è la coppia fatta da due diarchi che possono andare a interagire fra di loro, interagire con i synchronous, interagire con altre coppie.
Quindi dal docente passa tutta una serie di informazioni che però possono essere anche distribuite tra le allieve e gli allievi. Su cosa nasce tutto questo discorso? Trae ispirazione appunto dalla Circle Time, dal Cooperative Learning e dagli scenari di apprendimento. Cosa mi permette di rinforzare? L'abbiamo testato con mano e lo ritesteremo ancora questo nuovo anno che arriverà, quindi nel 2022, per tutta un'altra serie di lavori per cui abbiamo deciso di estendere la sperimentazione. Quindi la conoscenza nei confronti di chi si ci pone di fronte, la conoscenza negli altri a partire da se stessi, la capacità comunicativa all'interno del piccolo gruppo, il raggiungimento dell'autonomia attraverso la realizzazione di se stessi, la capacità di portare al compimento dei lavori assegnati, cosa non troppo scontata, realizzare il capo d'opera, quindi realizzare il loro prodotto che sia la visione sia dell'individuo sia la visione di un confronto, facilitare il proprio lavoro e quello dei propri partner, quindi lavorare in coppia e darsi supporto vicendevole, rivedere il proprio lavoro alla luce del confronto del partner, quindi quello che vi dicevo, sempre un rapporto continuo. I ragazzi, vedete, di I1 e di I2 possono discutere tra le coppie possono discutere tra di loro, il docente può controllare tutte le coppie in modo da poter andare a diffondere. Io l'ho definito come regista del laboratorio, cioè non mi piaceva il termine supervisore, ma come colui che cerca di dare un ordine e un'armonia ai ragazzi e alle ragazze che sono coinvolte. Poi c'è la slide che incomincia sulla web radio. È un discorso che noi abbiamo portato avanti e che anche i ragazzi hanno apprezzato perché hanno potuto controllare innanzitutto il rispetto della normativa Covid. Ma dall'altra parte si sono resi conto che ritornare a poter lavorare in coppia, a fare delle cose insieme, ad avere sempre la supervisione di essere sempre seguiti, fino a che il docente non decide di lasciargli l'autonomia, li ha resi molto più sicuri di quello che fanno. Soprattutto gli ha permesso di portare a compimento tutta una serie di attività che altrimenti non saremmo riusciti a completare, tra cui il premio Scuola Digitale. Allora, leggo un attimo quello di Tindera Rossello, che mi dice che nella scuola hanno in dotazione un iPad e mi chiede se iTunes è utilizzabile per produrre podcast o meglio optare per altre applicazioni suggerite. Allora, iPad ha tutto un mondo di applicazioni. Sicuramente iTunes io devo andarlo a vedere perché non rientra nei miei applicativi, ma quello che noi utilizziamo su iPhone e iPad di istituto ve lo faccio vedere, quindi rivado a condividere lo schermo e vi faccio vedere cosa noi abbiamo montato sui nostri iPad. Si chiama EasyCast, che mi permette di trasmettere, di realizzare, di fare le registrazioni, quindi fare anche i podcast, ma di gestire anche la web radio attraverso l'applicazione. Questo è un software ovviamente tedesco, lo trovate tranquillamente su App Store e quindi potete utilizzarlo. E adesso, già che la collega me l'ha citato, io gli vado a dare un occhio ai Tones, perché non rientra nei pacchetti che noi rimaniamo all'interno, a meno che la collega non citasse iTunes, e iTunes sicuramente mi fa delle conversioni, sicuramente mi gestisce le playlist, quindi attraverso iTunes io posso gestirmi le playlist, ma preferisco utilizzare applicazioni esterne per registrare. Una cosa importante da dire, qualche mese fa io vi avrei consigliato di utilizzare Audacity. Audacity è meglio in questo periodo non andarlo ad utilizzare e vi spiego anche perché. Da Software Open è stato acquistato da Muse Group,
che è un'azienda cinese. E all'interno è stato collocato un software spyware che vieta la norma PG13 e quindi fa la collection dei dati. La comunità sul web ha permesso di avere delle fork, quindi avere delle variazioni di programma, quindi rimaneggiare il codice. Tutti quelli che hanno scaricato Audacity fino a maggio, il software si può utilizzare e non ha pericoli. Da giugno in avanti, da quando Muse Group ha incominciato ad acquistarlo e dalla versione quindi di luglio, invece abbiamo tutta una serie di problematiche. Grazie a te, Gabriella, ho guardato un attimo e ho visto quello che hai scritto. E quindi abbiamo Marco, tutta una... scusa, sì. Posso aggiungere che tanti usano GarageBand come app? Ah, chi ha Mac, sì. Chi ha Mac sicuramente usa GarageBand. Chi ha anche iPad o iPhone usa GarageBand. Sicuramente perché avete l'equivalente di Bitwig, è compreso all'interno di Apple. Lo stesso anch'io, io sono su Mac in questo momento, anch'io ho GarageBand. Io per miei motivi personali uso o Bitwig o Ableton Live, perché nella produzione che io faccio, che è molto vicina al discorso legato alla musica elettronica, in tendenza io costruisco musica ambient, non so se qualcuno conosce Jean-Michel Jarre, ma credo di sì. E quindi la mia musica rientra in questo filone, perciò tolgo un attimo la condivisione, se no parlo e non mi si vede, eccomi qua. E quindi per le mie necessità Bitwig e Ableton Live vanno perfettamente bene, ma avere GarageBand come DAW, LMMS, Ardour, tutte DAW free, quindi con la capacità di poter utilizzare tutta una serie di pacchetti di suoni anche all'interno, di librerie all'interno, va perfettamente bene, perché comunque è già nativa, non ci sono problemi, è utile, vi permette di fare le conversioni e quindi è inutile andare laddove si lavora con iPad, iPhone o iMac o Mac Mini, a seconda di quello che voi avete a scuola, è inutile andare a installare altro, a meno che non abbiate delle esigenze particolari per poter andare a costituire il suono in maniera diversa. Bene. Stavo guardando se c'erano non ci sono altre domande. Noi siamo arrivati alla scadenza del nostro tempo a disposizione, però se devi aggiungere ancora qualcosa, Marco, altrimenti io faccio la conclusione. Allora, io da aggiungere nulla posso dare, se qualcuno mi vuole contattare posso dare i miei contatti, così certo. Almeno allora io ho solo un digital risposta, adesso vedo se riesco a scrivere all'interno della chat, se no mi apro il Word Editor. Ecco, Marco ti ringrazia per le spiegazioni e per la curiosità che hai generato. Meno male, io sono contento e spero che ci sia tanta curiosità, ma spero soprattutto, adesso apro il file di testo, vi metto i miei contatti, così se avete bisogno di contattarmi, chiedere, io sono disponibile. Non fate caso se vi rispondo a ore stranissime, perché effettivamente mi capita di rispondere magari anche a ore un po' particolari, ma rispondo sempre. Quindi arrivo e vi condivido il foglio di testo, così almeno avete... Allora, dovreste vederlo, lo ingrandiamo un pochino, questa è la mia mail, marco.martucci3@posta.estrazione.it, per chi mi volesse contattare rimango disponibile ovviamente per
domande, se qualcuno ha bisogno di dover fare un setup, volentieri. Interrompo la condivisione se mi dite che avete fatto lo screen della schermata. Detto bene. Questo, io penso, se non ci sono domande... Non, ecco, è arrivata una domanda, no, un ringraziamento, specialmente per quanto riguarda la parte dei microfoni, che è stata utilissima. Tanto tutte queste cose le avrete all'interno della slide, quindi saranno a vostra disposizione e potrete analizzarle, sfruttarle nella maniera più opportuna. Bene, io ringrazio Marco e ringrazio voi che siete stati con noi fino alla fine. Vi ricordo che domani è ancora una giornata in cui potete usufruire dei webinar offerti gratuitamente da Sfide e che per chi insomma è di Milano o dei dintorni, il 28 ci sarà una giornata in presenza presso i chiostri di Sant'Eustorgio, dove appunto si chiuderà l'edizione di quest'anno di Sfide con un evento che si intitola Che cos'è la scuola? Ci saranno esperti, scrittori, docenti, dirigenti che si confronteranno sulla scuola, sulle tematiche e sul suo futuro. Vi ringrazio ancora e a presto, alla prossima. Buonasera a tutti e arrivederci.